Saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia, ben ritrovati su Fase 2, programma della Web Radio 8 e ben trovato perché è la prima volta che mi viene a trovare in questa situazione, in questa trasmissione, Luca De Nuzzo. Ciao Luca, Ciao, ciao Ugo. cantautore con due dischi all'attivo, uno in preparazione che riguarda però qualcosa di più ampio, non solo un disco di canzoni, ma uno spettacolo che si intitola Vegetalia, mio padre, Lalle e i pini di Roma. Questo spettacolo è in preparazione, ci stai In lavorando proprio allestimento, sì. al momento e dobbiamo parlare da cosa nasce tutto ciò, perché Certo. c'è ovviamente dietro tutta la tua crescita in una terra. La Ma Puglia. innanzitutto sì, la passione per il mondo vegetale che mi è stato trasmesso da mio padre e si è affinata in un nostro momento di separazione, diciamo così, non ci siamo parlati per diversi anni e io ho cercato, diciamo, di mantenere il contatto affinando questa passione che avevo già da bambino, perché andavo con lui nelle campagne. E questo poi mi ha portato ad unirmi anche ad una storia d'amore e a tanti altri argomenti che verranno affrontati all'interno dello spettacolo. Le canzoni saranno in In italiano italiano, e non in dialetto perché hai fatto anche dischi sì. Ho fatto due dischi in dialetto in e dialetto. quindi adesso coincido con questo mio cambio di rotta anche di Ecco, questo è provare. interessante perché appunto se uno si esprime in dialetto parte sempre da un certo contesto musicale e culturale, no? Il passaggio non è mai così automatico, voglio dire, Infatti, cioè, entrare in un'altra in effetti. situazione, un altro tipo di comunicazione, ecco, Certo. è l'esigenza qui del cambio come è avvenuta proprio. Perché mi sono reso conto che ho concluso un ciclo, che è quello appunto di aver fatto questi due dischi in dialetto e adesso ho bisogno di misurarmi attraverso la lingua cosiddetta nazionale. Poi in realtà questo coincide anche con una sorta di mia rivolta al contesto che vivevamo, cioè fino a qualche anno fa vivevamo nell'Italia di Berlusconi ed è stato anche un modo per non identificarmi in quel modo di essere italiano e quindi mi è venuto naturale servirmi della mia lingua principale, che è quella del dialetto del mio paese. La televisione commerciale massificava con un italiano Certo. forse anche così Quindi troppo standardizzato, mentre è stato il uno dialetto era scudo. un modo di Sì. dire no, insomma. È stato anche uno scudo, ecco, che adesso sto cercando di togliermi, che non ne ho più bisogno. Ecco, questo spettacolo è interessante perché integra proprio la presenza delle piante, no? Dei Certo. vegetali. Sì. Come lo immagini? Te lo posso chiedere visto che ancora stiamo parlando di qualche cosa che è in fieri, che ancora nessuno ha visto, ecco, come te lo stai Neanche io, immaginando? che lo stiamo ancora allestendo. Come lo immagino? Lo immagino innanzitutto, spero, molto suggestivo, non solo per me ma anche per gli altri. E poi una cosa molto interessante è che comunque le piante non vengono chiamate in causa soltanto come soggetto dello spettacolo stesso, ma anche come pubblico. Potrebbe capitarti tranquillamente di stare accanto a un albero di limone, perché verranno proprio concepite spettacolo per spettacolo, appunto come anche come pubblico, perché è proprio lo spirito di tutto questo progetto che è molto sofisticato, non avremo il tempo per poterlo spiegare. Ma questa immaginifica concezione di spettacolo mi induce a chiamare un amico che di questo genere di spettacolo è un po' un maestro, Andrea Satta. Ecco, Andrea, parlavamo di spettacoli particolari, io ho cominciato a occuparmi di musica a metà anni 90, un po' prima forse, 1992-93, praticamente quando cominciava Andrea a fare musica, a fare concerti, però con un'idea completamente nuova, no? Quella di decontestualizzare la canzone in altri
in altre situazioni, in altri ambienti, utilizzando molto i luoghi, gli spazi, le cose. Andrea ne ha fatte tante. Di cotte e di crude, stavo per dire una espressione forse molto banale, però insomma i progetti suoi sono sempre stati tutt'altro che banali, poi magari li ricorderemo tra i tanti Stradarolo. Ecco, noi ti abbiamo chiamato qui anche un po' per fare da padrino a questa testimonial. Da testimonial a questo Vegetalia, ecco. Come lo vedi questo spettacolo? Come entra la tua presenza? Ma intanto mi diverte molto, perché quando ero ragazzino, 12, 13, 14 anni, per i miei compleanni, questo Luca non lo sa, ma mio papà e mia mamma mi regalavano un albero. Avevo una casa in campagna e io ho avuto una robinia, cioè una acacia, un salice piangente, un ippocastano, che adesso sono diventati piuttosto grandi. Solo il salice piangente non ce l'ha fatta, perché io non sapevo che ci voleva tantissima acqua. Infatti il salice cresce proprio sulle rive dei fiumi, certo, nelle paludi. E quindi la mia passione per le piante era tale che rinunciavo a qualsiasi regalo per il mio compleanno per avere un albero. Per cui io lo trovo bellissimo, divertentissimo. Ho vissuto per 10 anni in una casa a San Lorenzo, al secondo piano, un quartiere popolare di Roma. Non avevo balcone, e al secondo piano con i palazzi intorno, e il sole in quella casa, peraltro molto significativa per me, c'era soltanto il 21 giugno al solstizio d'estate, per qualche ora riflesso sul pavimento della camera da letto. Adesso abbiamo cambiato casa, siamo andati al Pigneto e c'ho un terrazzo grandissimo. Fantastico. Con 200 piante, limoni, arance, di tutto, per cui sono disposto a prestarle volentieri per lo spettacolo. Ecco, simbolicamente una sarà mia. Ecco, potrebbe essere una delle sedi di questo spettacolo. Sì, sarà un enorme piacere. Sicuramente non il giardino invece della mia casa di campagna, perché appunto io faccio morire pressoché tutto. Quindi, e è quelli che. Le piante che non muoiono, diciamo, si sviluppano un po' contro di me. Ecco. Lo possiamo mettere a posto. Quindi non mi convocate come sede. Però, ecco, parlando di sedi di concerti, dove hai immaginato che potessero avere luogo questi concerti? Ville Patrizie Romane, oppure, non so, interni di palazzi della capitale che sono ricchi di bellissime piante? Innanzitutto colgo al balzo l'occasione a casa di Andrea. Poi, no, come a casa di Andrea, a casa di tanti altri amici che possono mettere a disposizione appunto la location. Io mi sono già messo fuori gioco. Chiaramente sì, perché sì, perché mi andrebbe la tua immagine di pollice marrone. Esatto. E quindi, a prescindere da tutto questo, anche dal in posti dove principalmente sono la sede di Vegetali, quindi parliamo di ville pubbliche, ville comunali, ville private. Posso dare un piccolo suggerimento? Sì. Credo potrebbe essere anche molto divertente e coinvolgente. Nelle città italiane finalmente si sta sviluppando l'idea degli orti urbani, che sono dei posti meravigliosi dove all'interno dell'economia, degli spazi di una città, però si coltiva biologico. Ci sono piante, c'è uva, c'è olivi, sono spazi straordinari, perché immaginare è un po' come immaginare le dune del Sahara in Piazza Duomo a Milano, cioè immaginare uno spazio che altrimenti sarebbe stato asfalto, parcheggio, marciapiede, addirittura spesso degrado, farlo diventare un luogo che produce freschezza, produce salute, produce cibo per i bambini, produce profumo di cucina, è straordinario. Assolutamente sì. Gli orti urbani possono essere una destinazione. Tra l'altro, in questo periodo di crisi mi sembra che le uniche aziende floride che stanno riprendendo sono proprio le piccole aziende agricole, certo, no? Certo. E c'è anche una nuova coscienza da parte della gente che è ritornato a comprare veramente i prodotti della terra, insomma, senza andare nei supermercati. Comunque, a proposito
dei progetti di Andrea, una volta mi voleva far volare su un pallone, che fortunatamente, ah, non mi stupisce. Fortunatamente la mongolfiera poi non si mosse con Francesco Di Giacomo. Con Francesco Di Giacomo, ecco. E lì volevo arrivare, insomma, poi fortunatamente questa mongolfiera non si alzò causa il vento e io sono qui a raccontare l'episodio. Francesco Di Giacomo è stato un vostro amico, è stato anche un mio amico, non c'è più fisicamente, ma insomma ce lo abbiamo sempre continuamente con noi, nel vostro caso anche nei vostri progetti, ecco. Certo. E nel ecco, tuo io parlai, come Francesco rientra, fu proprio Francesco fu il primo al quale parlai di questo progetto nel 2011, che accolse con estremo entusiasmo e che avrebbe dovuto farne parte e che mi ha anche regalato la sua presenza ad una prima laboratorio davanti alla gente. Ho fatto praticamente una prova davanti alla gente al Teatro Lo Spazio a San Giovanni e ci fu Francesco come ospite della serata. E io in cambio di questa grande cortesia mi ero proposto di regalarvi e piantare a casa sua appunto proprio un salice. Purtroppo poi le diverse vicissitudini mi hanno portato innanzitutto a fermarmi di cantare e poi purtroppo non sono mai riuscito a compiere questa cosa. Mi sarei proposto di parlare con Antonella, la sua compagna, per regalarlo a lei. E quindi Andrea, che è stato sicuramente molto più vicino di me a Francesco in questi anni, perché hanno fatto tantissime cose insieme, quindi lo conosce benissimo, e sono sicuro che riesce a capire, anche senza che io vada molto avanti con le parole, quanto Francesco era in grado di innanzitutto di capire subito le tue intenzioni, se erano buone o cattive. E quindi questo mi ha fatto sentire molto lusingato, perché è successo a casa sua, davanti al caminetto, in una condizione davvero molto amicale, molto familiare direi. E rimase molto molto entusiasta, tant'è vero che penso che la prima di questo spettacolo la dedicheremo proprio a Francesco. Francesco Di Giacomo ha sempre regalato qualche cosa a qualcuno, nel mio caso mi ricordo che fu molto carino perché presenziò all'ultima giornata dedicata al notturno italiano, alla giornata dedicata al notturno italiano, programma che andò in onda fino al 31 dicembre del 2011. Lui fu diciamo l'unico grosso nome del parterre, certo, musicale del passato, anche perché ricordiamo che Francesco Di Giacomo è stato il cantante del Banco del Mutuo Soccorso, uno dei gruppi rock più importanti degli anni 70, a presenziare appunto a questa serata, quindi fu sicuramente arricchita dalla sua presenza, un esponente sicuramente importante, forse troppo sottovalutato secondo me dalla critica, che poi ha anche un po' troppo messo in ombra certa musica degli anni 70, la cosiddetta musica pop progressiva. Comunque, andando avanti, Vegetalia avrà anche degli ospiti sul palco. In realtà si tratta di un format dove all'interno del quale, oltre alla rappresentazione teatrale, ci sarà volta per volta un ospite che accompagna lo spettacolo e quindi viene lì a fare due chiacchiere quasi sicuramente riguardo il mondo vegetale, e poi ci saranno collaborazioni, partecipazioni, canzoni cantate insieme e quant'altro. Non si parla soltanto di cantanti, si parla anche di attori, di scrittori, di qualsiasi altro, di scienziati. Andrea Satta è qui anche perché ti ricorda qualche cosa, noi lo utilizziamo come presenza, come è umano, però l'abbiamo evocato. Qual è questa piccola storia? Tante cose, ma ce n'è una in particolare. Ci tengo a raccontare un aneddoto che tra l'altro fa parte, cioè ci sta bene nel contesto vegetale. Siamo a Manfredonia nel 2008, i Tête de Bois suonano a Manfredonia e io e allora la mia
compagna Raffaella Misiti, eravamo proprio nel Gargano. Ci sentiamo, veniamo a sapere che loro devono fare un concerto lì, li andiamo a trovare naturalmente. Al concerto Andrea mi invita anche sul palco a fare un paio di canzoni, saluta la gente, finisce tutta la serata, a un certo punto andiamo a mangiare. Finita anche la cena, Andrea si isola e fissa una palma. E io che sto a parlare, a chiacchierare con gli altri, lo vedo che sta, cioè, come fa spesso lui, no, che lo conosci, ogni tanto si isola. E io ho detto, questo sta a pensare chissà che cosa, sta producendo chissà quale sua idea, pensiero. Vado lì, gli faccio, Andrea, ma che c'è? E lui mi fa, quella palma, se, secondo te, se la tagli, cade a destra o a sinistra? Quindi questa cosa mi ha, vabbè, è per dire in due parole uno dei tanti aspetti di Andrea. Sì, però questo fa sì che lo tiriamo fuori direttamente da Vigitalia, perché tagliare una palma, insomma, non lo stiamo tagliando fuori. Va no, bene, grazie allora. Grazie a voi. Ad Andrea Satta. In bocca al lupo, Luca. Crepi. È venuto qui a Web Radio insieme a Luca Denuzzo a presentare Vegetalia, mio padre, l'Alle e i Pini di Roma, uno spettacolo. Grazie, che vedremo tra poco. Grazie, un saluto a tutti da parte di Ugo Conci. Ma l'Alle chi è? Ah, non ce l'ha detto. No, me l'ha chiesto ma non ve l'ho detto.